No, rimango italiano. Eccoci qua. Allora, dovremmo essere tra poco live. Sì, ci siamo, Vedo. ci siamo. Ci siamo. Allora, stasera parleremo di un argomento molto particolare, che non si parla praticamente mai, che è molto importante. Come avete visto dal post, parleremo col mio caro amico Danilo, collega da tanti anni, ormai ci conosciamo. Beh, sono Il stato un nostro. tuo allievo, sono stato un tuo allievo, Un mio diciamo. allievo, sei stato un mio allievo, sì, esatto, sei stato Diciamo, un diciamo. mio allievo e ora mi insegni tu qualcosa. Ah, io non te l'ho detto, ma io comunque ho preso il tuo libro, tu non lo sai, ma io ho comprato Ah, il libro. bene, Perché se bene, te bene. l'avessi detto me lo regalavi, ma io i libri non li voglio regalare, li voglio comprare. Ho Bene, preso bene. il primo libro che hai fatto sul nervo vago perché è fatto molto bene, tra l'altro volevo capirci qualcosa, come funzionava. Credo che tu abbia preso la vecchia edizione, perché poi dopo abbiamo fatto la nuova edizione per il discorso poi di farli tutti uguali, perché quello era un primo libro che è venuto un po' così alla fine a livello di copertine, cose del genere. Ok, Poi, però poi non era dopo. male, era praticamente Le virtù del vago. Sì. Sì, quello lì ho preso. Vabbè, poi me ne consiglierai altri, poi domani uscirà il tuo libro. Quindi ve lo presento, lui è Danilo, si chiama come me, dell'Armi, è osteopata, quindi è anche, quando era osteopata era anche un bravo osteopata, adesso non lo so se fa ancora l'osteopata, ma non No. credo perché penso che ti dedichi solo a questo ormai alla fine. Giusto? Sì, ormai ho fatto, diciamo, è stata anche una scelta forzata. Poi dopo, se vuoi, ti racconto un po' com'è nata tutta la Sì, storia del vago, dopo perché è racconta. particolare, non è stato un Quindi caso. stasera appunto parleremo del vago, ci sono cinque persone che ci ascoltano, adesso piano piano, buonasera Angelina, ciao, piano piano arriveranno, così parleremo appunto, mi ripeto, con Danilo del nervo vago, che cos'è, quasi nessuno lo sa, soprattutto in Italia, ma anche in Svizzera non lo sa, si sa tanto in America, in Australia sanno che cos'è. Vedremo cos'è, cosa serve, cosa fa. Con Danilo ci spiegherà un po' tutto, quindi le farò io una serie di domande perché Danilo, appunto, lui è stato un mio allievo all'epoca e adesso voglio imparare io da lui perché è così che funziona la vita. Quindi, Angela, buonasera anche a te. Vi presento Danilo, prego Danilo, presentati. Ciao ragazze, ben arrivate. Allora, io che cosa sono? Nasco come personal trainer tantissimi anni fa, Danilo, il mio ex prof Vaudagna, io ormai lo chiamo ancora prof Vaudagna. Il prof, mi chiami sempre così. Io ero se ti ricordi, tu eri in cattedra, io ti seguivo, quindi. Sì, mi ricordo bene, mi ricordo sempre. Sono passati un po' di anni, però Sì, beh, ancora sei una. cresciuto bene, direi. I miei insegnamenti sono serviti a qualcosa. Sì, sicuramente ho ancora molto da imparare, quindi Ah, vabbè, come tutti, ci sono delle anch'io. cose dove sei sicuramente ancora da prendere, diciamo, a modello per quanto riguarda alcune cose. Io nasco come personal trainer, poi negli anni mi sono quasi subito appassionato al mondo dell'osteopatia, perché ho avuto modo poi di collaborare già con alcuni osteopati. Sono diventato osteopata nel 2015, quindi dal 2010 che studio il sistema nervoso autonomo. Nervo vago, perché comunque lo dico sempre, spesso e volentieri quando si parla di nervo vago si cercano sempre altre figure, le figure più accreditate, ma non perché si voglia screditare qualcun altro, sono gli osteopati per il semplice motivo che un osteopata studia per 5 anni nel percorso di studi praticamente quasi tutti i giorni il sistema nervoso autonomo, quindi chiaro che comunque la conoscenza del nervo vago e di altri aspetti correlati vengono approfonditi molto bene. Poi che cosa è successo? È successo, mi sono appassionato all'osteopatia, sono diventato osteopata, ho trattato per qualche anno, poi ho voluto cambiare un po' il mio modo di lavorare, quindi lavoro per il 100% online, quindi ho dovuto cercare di strutturare anche un modo di comunicare, un modo di lavorare che mi permettesse di portare la filosofia dell'osteopatia, perché poi a tutti gli effetti utilizzo ancora quella filosofia. È una filosofia di vita, io dico sempre che l'osteopatia non è tanto solo una disciplina. Ma anche una, poi tu credo lo sappia molto bene, avendo frequentato, credo mi dicevi, 3 anni un percorso di studio in osteopatia, cambia un po' il modo di vedere le cose e quindi mi sono appassionato e innamorato di quel modo di vedere non solo la
la maniera di promuovere la salute, ma anche proprio il modo in cui poi cerchiamo di vivere giornalmente. Quindi ho cercato di trasferire le mie conoscenze da osteopata sul web e ho dovuto identificare poi un canale comunicativo, perché è chiaro che l'osteopata lavora con le mani. Di solito si conosce l'osteopata come colui che manipola, che scrocchia, non si può fare a distanza, ovvio, queste cose non si possono fare, e quindi in qualche modo ho dovuto scegliere un simbolo di quello che rappresenta poi il mondo osteopatico, ho scelto il nervo vago, ma è nato tutto per caso, eh? Non è, quando lo racconto, le persone a volte ridacchiano anche, ma non è stata una cosa voluta, è nato tutto così. Poi, se vogliamo parlarne, posso anche approfondire un po' questo aspetto che è anche un po' particolare. Sì, ma infatti io la prima domanda che ti volevo rivolgere è appunto com'è nata questa tua idea sul vago? Allora, questa idea nasce, l'ho scritto, ad esempio, se tu hai letto il mio primo libro, mi sembra nell'introduzione, perché poi lo dicevo prima alla mia compagna, prima di preparare la diretta, quindi stavamo scambiando alcune battute sul discorso di come è nato, diciamo, di come è nata l'idea del nervo vago. Quindi non mi ricordo mai, siccome ho scritto 3 libri, poi domani presento il quarto, quindi non mi ricordo mai dove ho messo le cose, perché poi, avendo scritto più di 1300 pagine in un anno, me li devo andare a rivedere i capitoli ogni tanto, perché non ricordo dove ho messo le cose. Però credo nel libro che hai tu, nell'introduzione, ho spiegato come è nata l'idea. Tanti anni fa, più che tanti anni fa, volevo ripassare qualcosa sul nervo vago, quindi a parte i classici libri che si studiano a livello accademico, in un percorso osteopatico, dove c'è il libro che parla di sistema nervoso autonomo, della parte parasimpatica, e dentro c'è il vago. In Italia non c'era un libro sul nervo Infatti, tu sei stato il primo in Italia a fare il libro sul nervo vago. vago. Non c'erano libri, quindi volevo iniziare a studiare un qualcosa di più per approfondire ulteriormente l'argomento. Ho iniziato a cercare, quindi sul web, anche su Amazon, insomma, per capire se ci fosse anche qualche libro di qualche edizione particolare, tutto qua, non c'era nulla. Così nel 2000, i primi mesi del 2019 ho detto, va bene, siccome avevo già idea di scrivere un primo libro, però non avevo ancora identificato l'argomento, ho detto, ok, sul nervo vago non c'è nulla, io voglio scrivere un libro a mia firma, iniziamo a buttare giù qualcosa. Ho buttato giù 6-7 capitoli, poi il libro è rimasto lì, quindi era una cosa che era iniziata e l'ho lasciato lì. Poi mi è successa questa cosa a marzo del 2020, quindi il 6 marzo 2020. Parto, vado a trovare la mia compagna ad Alessandria. L'8 marzo Alessandria diventa zona rossa e hanno chiuso tutto. Quindi io sono rimasto bloccato su, bloccato, ho deciso di non riscendere a Roma perché poi per questioni di chiusure varie non sapevo quando sarei potuto risalire. Poi sono successe altre cose in quel periodo, quindi ho dovuto cambiare modo di lavorare. E quindi ho ritirato fuori tutta la comunicazione sul nervo vago, ma non è stata una cosa programmata. Gli eventi mi hanno portato poi a ritirare fuori alcune cose, ho scritto il libro. È stato un amore casuale, così. Tutto incredibile, tutto incredibile. Poi racconto sempre questa cosa, l'ho scritto nel nuovo libro che poi esce domani, ho raccontato questa cosa di quando andavo ad Alessandria, cioè tutte le volte che prendevo il treno, quindi facevo Roma-Alessandria, arrivavo sempre in ritardo perché i treni si rompevano, una volta ci ho messo 4 ore in più. 2 giorni prima del lockdown il treno è arrivato puntuale. Evidentemente, cioè, Era così. dovevo andare per forza. Quindi è nata casualmente questa cosa, e da lì poi ho iniziato a portare avanti tutta la comunicazione. Ho comprato il dominio nervovago.it, ho realizzato il podcast, ho realizzato anche il primo videocorso sul nervovago. Quindi tutte le cose che ci sono in Italia le ho realizzate io per primo. Poi, chiaro, come tutti gli argomenti, le persone piano piano si accodano, ma questo è un bene perché se pensiamo, faccio sempre questo esempio, che negli Stati Uniti la stimolazione del nervo vago è utilizzata da più di 25 anni come terapia per tutte quelle persone che hanno problematiche di natura o psicologica o psichiatrica e che sono farmacoresistenti. Quindi l'FDA americana ha semplicemente autorizzato un ulteriore sistema di trattamento per aiutare queste persone. Cioè, se Ascolta, pensiamo. per un attimo, dai, facciamo un passo indietro, scusami, Sì, perché la ma. gente non sa cos'è il nervo vago. Cos'è il nervo vago? Cos'è proprio, materialmente, cos'è? Allora, materialmente È un possiamo. nervo. Allora, facciamo semplicemente. Diciamo innanzitutto che io lo Cioè, che identifico. cos'è e cosa fa, principalmente?
Allora, innanzitutto io lo identifico come un bilanciatore. Diciamo, è un, so, ne Ma com'è? abbiamo È un nervo, no? È un una, nervo, diciamo, è è un... una E rete, chiamiamola così, perché comunque perché si poi chiama vago? si chiama vago perché i nostri antenati latini lo soprannominarono vagus, che in italiano a tutti gli effetti significa vagabondo. Quindi è proprio un nervo che parte dalla base del cranio, quindi dal tronco dell'encefalo, e arriva fino all'intestino. Quindi praticamente va ad innervare quasi l'80% del corpo umano, siccome va a raggiungere gran parte del nostro organismo. Non si sa ancora qual è l'estensione completa del nervo vago, perché continuamente viene studiato, è stato identificato come vagabondo. Quindi il nervo vago riceve delle informazioni dall'intestino e lo porta al cervello, giusto? Esatto. Non solo dall'intestino, comunque riceve delle informazioni dagli organi principali, Dagli organi principali. e sia un nervo sensitivo, quindi riceve alcune informazioni, e sia un nervo effettore motore che dà ovviamente alcuni impulsi per poter poi regolare alcune funzioni del nostro organismo. Quindi diciamo Ok. che parte dalla base del cranio, fuoriesce da due forellini. Alla base del cranio sono chiamati i fori giugulari o fori laceri posteriori, poi fori laceri posteriori, poi scende lungo il collo, entra all'interno del torace, insomma fa tutto il suo percorso fino all'intestino. Ok, perché è importante il nervo vago? Allora, consideriamo che è importante innanzitutto, come l'ho detto prima, perché è un bilanciatore. Tutte le volte che noi andiamo in difficoltà, quindi quando subiamo lo stress eccessivamente, quando c'è un qualche insulto esterno, quando c'è una qualsiasi cosa che cerca di perturbare il nostro equilibrio, il primo bilanciatore che entra comunque in gioco è il nervo vago. Quindi Cioè lui attraverso cerca, l'acqua. interviene cercando di bilanciare. Esatto. Ok. E quali sono i segnali di scarsa funzionalità del vago, ad esempio? Allora, ad esempio, ci sono alcuni sintomi che non identificano uno stato patologico, perché noi spesso in Italia siamo abituati sempre, tu sei in Svizzera, non so adesso in Svizzera come funzioni sotto alcuni punti di vista e come le persone si approcciano alla malattia. In Italia di solito noi, come abbiamo qualcosa, pensiamo subito di essere malati e quindi corriamo subito a fare 2000 Sì, ma è un esami. luogo comune questo, Dani, è un luogo comune. Anche qua è Chiedo, comune. Sì. anche lì, non lo so, chiedo, Sì, è anche in Svizzera. uguale, uguale, uguale. Quindi il discorso è che ci sono alcuni sintomi che devono già identificare, più che un nervo vago che non funziona, identificano il fatto che il nostro organismo sta iniziando a perdere un certo equilibrio. Io faccio sempre l'esempio. Il nervo vago lo possiamo vedere come un relè, come un qualcosa che collega i quattro sistemi principali del nostro organismo. Noi abbiamo alcuni sistemi, ma ce ne sono alcuni che sono più importanti, quindi il sistema nervoso, sistema ormonale, sistema immunitario e metabolismo. Vediamo il nervo vago come un collante di questi quattro sistemi. Quindi, quando questi quattro sistemi iniziano a non funzionare più in maniera corretta per tutta una serie di motivi, il nervo vago ne risente. Quindi ci sono alcune sintomatologie, alcune evidenze che io chiamo evidenze di infiammazione, che possono essere, ad esempio, risvegli notturni, quindi la difficoltà a dormire, la stanchezza al risveglio, la sonnolenza anche dopo i pasti, perché comunque il nervo vago non è più in grado di regolare in un determinato modo. Il fatto di affaticarci facilmente dopo un minimo sforzo, le variazioni umorali, insomma, ci sono alcune sintomatologie che io preferisco chiamare evidenze proprio per cercare di allontanarle dallo stato patologico e che ci identificano già un disordine in questi quattro sistemi e di conseguenza, siccome il nervo vago è un bilanciatore, se noi mettiamo continuamente in difficoltà questi quattro sistemi o il nostro organismo, il nervo vago, io lo descrivo un po' come una batteria che ad un certo punto inizia a scaricarsi. Ok, quindi questo nervo vago, cioè i segnali praticamente che mi dà il nervo vago di un malfunzionamento di esso sono quelli che hai descritto tu, quindi sono stanco, ho alterazioni anche dell'appetito, dormo dopo i pasti, dormo, quindi non è solo legato a un discorso ormonale insulina, ma anche vagale, quindi alla fine. Assolutamente. Ok, si può misurare il nervo vago? Si può Allora, il qualcuno? nervo vago direttamente non si può misurare, utilizziamo delle misurazioni indirette. Noi sappiamo che c'è un parametro molto importante che è la cosiddetta variabilità della frequenza cardiaca, che identifica il rapporto tra le due branche del sistema nervoso autonomo. Faccio solo una breve premessa sul sistema nervoso autonomo. Noi abbiamo all'interno del nostro organismo dei sistemi, chiamiamoli così,
che attiviamo volontariamente, ad esempio il sistema nervoso somatico. Se io prendo questo mouse e lo muovo, sto facendo un movimento volontario, quindi lo sto comandando. Poi ci sono alcune funzioni che noi non possiamo decidere di comandare: battito cardiaco, la digestione, la respirazione e tante altre cose. E quindi queste sono comandate dal sistema nervoso autonomo. È un sistema che funziona indipendentemente dalla nostra volontà. Quindi questo sistema è diviso in due parti. C'è una parte che è chiamato il sistema di attacco e fuga, ovvero quel sistema che ci dà energia, che ci permette, tra virgolette, di scappare quando ci troviamo in condizioni di difficoltà, che è chiamato il sistema simpatico. E c'è un sistema che è comandato prettamente dal nervo vago e che è chiamato il sistema del riposo e della digestione, che è il sistema parasimpatico. C'è una misurazione, la spiego in maniera molto semplice, che si fa per valutare l'equilibrio di questi due sistemi, e che è la cosiddetta variabilità della frequenza cardiaca. Attraverso poi degli ulteriori algoritmi si può estrapolare il dato poi della qualità del tono vagale, perché noi quello che andiamo a misurare non è tanto il nervo vago in sé, ma è la sua forza, ovvero quanto è forte il nostro nervo vago, e lo misuriamo attraverso il tono vagale. Ok, quindi tu stai parlando dell'RMSSD. Esatto, esatto. Ok. Quindi, allora, il nervo vago, diciamo che trasmette al cervello le informazioni che arrivano più che altro dai visceri, no? Da quello che ci stai dicendo. Quindi funge anche da regolatore energetico. Assolutamente. Quindi durante il digiuno, ad esempio, oppure durante una situazione post-prandiale, spiegaci queste due differenze, come lavora il nervo vago in queste due condizioni, quindi a digiuno e poi dopo un pasto. Ecco. Ok, allora, dopo il pasto sappiamo che si attiva il cosiddetto sistema del riposo e della digestione, che è il parasimpatico. Quindi quando abbiamo la classica sonnolenza post-prandiale, perché c'è un'eccessiva attivazione del sistema parasimpatico, quindi tendiamo quasi ad addormentarci. Quindi anche in quel caso probabilmente dovremmo andare poi ad effettuare anche una misurazione di quello di cui di, della, della cosiddetta variabilità cardiaca, in modo tale da capire se ci sono già delle alterazioni di funzionamento tra le due branche del sistema nervoso autonomo ed eventualmente intervenire. Per quanto riguarda il digiuno, ci sono alcune teorie differenti. Ne ho parlato anche all'interno di uno dei miei libri, Segreti della dieta circadiana. Bisogna capire sempre la persona come si trova, perché sappiamo che il digiuno a tutti gli effetti mette un po' in crisi l'organismo, no? Quindi in modo tale da andare poi a stimolare una serie di funzionalità. Ci sono alcuni studi che dicono che il digiuno migliora l'attivazione del sistema parasimpatico e migliora anche l'attivazione del nervo vago, soprattutto se però viene utilizzato in maniera coerente. Che cosa vuol dire? Se noi andiamo a vedere la nostra circadianità, ovvero come funzionano i nostri ormoni, ne ho parlato anche ad esempio in uno dei miei libri, ho spiegato ad esempio l'attivazione dell'ormone leptina, in maniera, ovvero escludendo l'introduzione di cibo, il nostro corpo nella seconda parte della giornata tende ad autoindursi la sazietà. Quindi vuol dire che nella seconda parte della giornata dovremmo in qualche modo mangiare meno, fare minori sforzi, e quindi permettere proprio al nervo vago e al sistema parasimpatico di attivarsi al massimo. Quindi se noi facciamo un digiuno nella seconda parte della giornata, ovvero dalle 4, dalle 5 in poi, agendo coerentemente con l'attivazione del sistema parasimpatico, andiamo a stimolare in maniera migliore il nervo vago. E quindi gli permettiamo di lavorare meglio, perché comunque lo stiamo stimolando in una fascia oraria in cui lui dovrebbe esprimersi al massimo. Se invece facciamo il classico digiuno dalle 8 di mattina fino alle 3 di pomeriggio, come fanno tante persone, per esempio non fanno colazione e tutto quanto, e se queste persone già hanno una condizione particolare dal punto di vista fisico, lì rischiamo semplicemente di far lavorare troppo il nervo vago come un controbilanciatore dello stress che stiamo percependo, perché noi quando andiamo incontro a digiuno, il nostro corpo si presume che dovrebbe in qualche modo attivare maggiormente l'asse dello stress per poi permetterci di dar luogo a tutta una serie di processi. Quindi dipende sempre in che modo poi andiamo ad utilizzare il digiuno
Io intendo di solito il digiuno intermittente perché diciamo, è la teoria che viene sponsorizzata un po' di più, però molte volte dobbiamo capire anche quando farlo e in che fascia oraria andarla ad introdurre, proprio per cercare di essere coerente con l'attivazione del nervo vago. Io parlo di solito di digiuno intermittente circadiano per far capire che nella prima parte della giornata si mangia e quando ci avviciniamo al buio dovremmo ovviamente mangiare meno. Cioè, in poche parole, saltare la cena, ecco. Esatto. Ok. Poi c'è Liliana che fa già una domanda. Tachicardia? Sì, ci possono essere dei legami anche con le alterazioni vagali, è un sintomo ovviamente di alterazione vagale, la tachicardia. Poi bisogna sempre capire perché si ha la tachicardia, se è un discorso di alterazione vagale, perché la tachicardia può essere una manifestazione paradossalmente presente sia in un'iperattivazione simpatica, quando siamo troppo attivi, e sia in un'iperattivazione vagale. Quindi poi lì vanno fatte altre valutazioni per cercare in qualche modo di Sì, poi capire. comunque conta tanto anche lo stress parcheggiato, no? Perché noi abbiamo degli stress comunque parcheggiati magari da tantissimo tempo che non ci accorgiamo più, pensiamo di averli eliminati nell'area del cervello dove tu giustamente dicevi che da lì ci sono tutte le emozioni, tutto quello che non puoi controllare che va a scaricare comunque sui nervi, sul cuore, tutto quanto, no? Quindi è anche una cosa tanto legata allo stress, perché è un nervo, anche quello, quindi lo stress, diciamo che impedisce un po', visto che è un nervo, diciamo, che porta le informazioni dai visceri al cervello, lo stress può alterare queste informazioni e viceversa, perché per l'80% mi sembra, correggimi per sbaglio, è afferente, quindi dagli intestini, dagli organi porta al cervello, il 20% dal cervello lo porta agli organi, giusto, Dani? Assolutamente, cioè lo stress va ad inibire quello che è chiamato il braccio efferente del nervo vago, Quindi quindi io ricevo informazioni, ma lo stress non mi manda le informazioni giuste agli organi, giusto? non riesce a mandare le informazioni giuste e più che altro va a bloccare quello che è definito il cosiddetto sentiero colinergico antinfiammatorio. Io lo traduco letteralmente dall'inglese, ovvero il nervo vago, una delle capacità più importanti, delle qualità più importanti del nervo vago, è quello di spegnere l'infiammazione attraverso il rilascio di acetilcolina. Si è visto che, ad esempio, uno stress eccessivo, o le persone che pensano troppo, perché è chiaro che poi quando ci siamo stressati, e poi tendiamo soprattutto a soffermarci quando siamo stressati la sera, quando torniamo a casa, perché casomai durante il giorno, casomai siamo impegnati, facciamo altre cose. Se abbiamo delle situazioni che comunque ci danno noia, quando torniamo la sera a casa siamo da soli e non abbiamo la mente impegnata, tendiamo a pensare un po' di più e quindi la percezione di stress, visto che il corpo nelle ore di buio è più sensibile alla percezione dei fattori da stress, è chiaro che vanno ad inibire poi la capacità antinfiammatoria del nervo vago. Quindi questa è una cosa molto, molto importante da considerare. Ok, quindi volevo chiederti, ma esistono, diciamo, degli integratori per il nervo vago, se funzionano, o anche una tipologia di dieta, cioè più chetogenica, mediterranea, piuttosto che, non lo so, paleolitica, non lo so, hai notato anche nelle ricerche che hai fatto una tipologia di alimentazione che può aiutare o no questo nervo vago? Allora, la cosa che può aiutare il nervo vago, ora mi sono perso un attimo, ecco qua, sono tornato. Allora, integratori diretti non ce ne sono. Ad esempio, molte persone mi chiedono sempre, soprattutto tempo fa ho pubblicato un articolo sull'acetilcolina, quindi siccome l'acetilcolina è il neurotrasmettitore d'elezione del nervo vago, ovvero con il quale il nervo vago compie le proprie azioni, soprattutto la propria azione antinfiammatoria, mi chiedono se ci sono degli integratori di acetilcolina. Non esistono integratori diretti del neurotrasmettitore del nervo vago. La ricerca ci ha dimostrato più volte che un'alimentazione con alimenti ricchi di colina, ad esempio il pollame, le uova, gamberetti ed altri alimenti di questo tipo, può aiutare a regolarizzare il rilascio di acetilcolina, in quanto la colina è definita anche come una vitamina, è definita vitamina J, ed è il Nelle principio. uova c'è tanta colina, giusto? Nel rosso d'uovo. Sì. Quindi anche le uova, spesso si sente dire che le uova, ma Fanno male, solite storie. noi ne dobbiamo mangiare massimo 2, 4, 3, 4 a settimana per il Vabbè, colesterolo. solite storie. Quindi chiaro, sappiamo che poi la ricerca e la scienza hanno smentito più volte Certo. questo assioma. Però oltre al fatto che comunque le uova
soprattutto l'albume, comunque ha una, diciamo, ha una qualità proteica di un certo valore, ha un valore biologico a livello proteico molto alto. Sappiamo anche che le uova, comunque complete, contengono anche un buon quantitativo di colina. La colina è un precursore del neurotrasmettitore del nervo vago, e quindi Accetti colina, sì. in qualche modo l'introduzione di uova e anche di altri alimenti che ho citato prima possono permettere di nutrire meglio il nervo vago in maniera indiretta. Quindi non ci sono degli integratori diretti per il nervo vago, ci sono una serie di interventi che si possono fare e che quindi possono poi andare a migliorare la funzionalità. Un eccesso di carboidrati può disturbare il nervo vago, Dani? L'eccesso di carboidrati, sappiamo che comunque anche un eccesso di Ah, carboidrati, di cioè insulina, di insulina. gli zuccheri, sappiamo che comunque producono un aumento anche dei parametri infiammatori a livello organico. Quindi, Certo. più che altro, io faccio sempre questo esempio: come ho detto prima, il nervo vago è un bilanciatore. Quindi, ogni qualvolta ci sono dei fenomeni infiammatori, il nervo vago interviene. È chiaro Interviene. che se continuiamo a spingere sull'acceleratore e quindi continuiamo a mantenere alta la soglia, tra virgolette, dell'infiammazione, il nervo vago deve continuamente lavorare. E quindi, dopo un po', il suo lavoro diventa molto più difficile e quindi in Certo. qualche modo tendiamo a scaricare quello che è il suo tono vagale. Sì, ok. Quindi anche in condizioni di stress, quindi in condizioni di cortisolo, diciamo catecolamine alte, il nervo vago cerca di continuare a disinfiammare, ma se io mantengo questa condizione di stress, il nervo vago fa fatica a disinfiammare questa situazione. Quindi. Assolutamente, poi abbiamo già detto prima, sicuramente non riesce a disinfiammare perché c'è un blocco anche per quanto riguarda il rilascio di acetilcolina, perché comunque lo stress va a lavorare a livello di corteccia prefrontale e quindi un'attivazione eccessiva della corteccia prefrontale va ad inibire il lavoro del vago efferente. E poi consideriamo anche che un ipereccesso di cortisolo e di catecolamine crea anche di rimbalzo anche un aumento degli zuccheri circolanti, quindi di conseguenza c'è anche questo ulteriore fattore, perché sappiamo che il cortisolo è un agente catabolizzante, quindi che va a catabolizzare soprattutto le proteine corporee, quindi sotto tono muscolare, tono massa magra, vengono ovviamente degradate e c'è un rilascio anche di glucosio in circolo, quindi è chiaro che c'è Quindi anche entri poi in un circolo vizioso alla fine. Zuccheri in un. Ne ho circolo. parlato, ad esempio, in uno dei miei libri, ad esempio il libro sul cortisolo, ho parlato proprio del circolo vizioso dell'insulina, nel senso che Esatto. ad un certo punto noi mettiamo zucchero in circolo, c'è cioè questo continuo rialzo di insulina, il corpo non riuscirà mai, mai ad utilizzare tutti quegli zuccheri che sono presenti in circolo e quindi diventa poi un problema. Sì. E il nervo vago ha un'incidenza quindi anche sul diabete. Si è Visto che. visto, stavo controllando un po' di tempo fa degli studi, c'è anche proprio c'è proprio un rapporto inverso anche per quanto riguarda la percezione del senso di sazietà e l'attivazione vagale. Quindi si è visto che le persone che sono leptino resistenti hanno anche una bassa attivazione vagale. Quindi a tutti gli effetti, zuccheri in circolo, per quello che abbiamo detto prima. Poi sappiamo anche che le persone che hanno disfunzioni per quanto riguarda la parte alimentare sono in molti casi insulino resistenti, prima di ovviamente di giungere, di entrare nel mondo del diabete, ma sono anche leptino resistenti, le due cose spesso vanno di pari passo. Ci sono molti studi che comunque confermano questa teoria, ovvero che tutte le persone che comunque hanno delle problematiche nella gestione del senso di sazietà e quindi che hanno una certa resistenza alla leptina, poi se andiamo a fare le misurazioni della variabilità cardiaca o di tutti gli altri parametri correlati, dimostrano di avere un basso tono vagale. Ho capito. Quindi allora anche sulla depressione ha un ruolo importante il nervo vago. Ha un ruolo importante, sì, l'abbiamo detto anche in apertura di diretta, facendo l'esempio dell'FDA statunitense, proprio la stimolazione del nervo vago ha comunque un impatto positivo anche su quelli che sono poi i pensieri negativi e pensieri. Come la stimolano il nervo vago in ricerca, nella ricerca? Allora, in ricerca ho citato ad esempio degli studi nel nuovo. Intanto saluto il professor Napoli, grazie ovviamente Ciao Giuseppe, grazie per l'intervento. C'è un integratore bilanciato acetilcolina Brain Food. Non l'ho mai sentito, quindi.
Poi farò ovviamente delle ricerche. Grazie, Quindi Giuseppe. grazie dell'informazione, Un Giuseppe. Allora, super professore, Giuseppe, un super sì, professore. quante, mi sembra 7 lauree, Giuseppe, se non Sì, ma sbaglio. lui continua a studiare, lui sempre, studia sempre, sa tutto. Bene, È bene. Allora, per fortissimo. quanto riguarda la stimolazione del vago, come funziona? Allora, c'è una stimolazione ovviamente sia invasiva che non invasiva, perché ci sono due tipologie di stimolazione. Allora, quella invasiva, ne ho parlato nel libro che uscirà domani, perché comunque è un argomento molto, molto importante, quindi ho cercato di fare una ricerca nell'ultimo anno e mezzo di alcuni studi che sono venuti fuori su un argomento particolare, ma non rivelo nulla. Allora, ci sono due sistemi, stimolazione invasiva e non invasiva. Quella invasiva si fa semplicemente tramite un intervento chirurgico, si inserisce una piastra leggermente più in basso della clavicola. A questa piastra viene ovviamente collegato un filo che viene ancorato sul nervo vago di sinistra. Poi attraverso un dispositivo elettrostimolante la piastra viene elettrificata in base a diverse, diciamo, base a diverse intensità e va a stimolare il nervo vago di sinistra. Non viene applicata a destra perché si è visto che una stimolazione del nervo vago di destra può dare delle bradicardie importanti. Quindi la letteratura ci dice che l'intervento ottimale per andare ad inserire la piastra di stimolazione vagale a livello invasivo è ovviamente sul lato sinistro. E Ci non sono poi invasivo? sul lato sinistro, No, e non ovviamente. invasivo, la tecnica non invasiva? La tecnica non invasiva prevede o la stimolazione con un dispositivo elettrico che viene posizionato all'altezza del muscolo sternocleidomastoideo, di solito si fa sempre a sinistra, si è visto che anche facendolo a destra non dà lo stesso effetto della stimolazione invasiva, quindi si può fare su entrambi i lati, però di solito si preferisce sempre sul lato sinistro. Si dispone un dispositivo all'altezza dello sternocleidomastoideo, cercando ovviamente di avvicinarsi il più possibile al vago, non è possibile arrivarci direttamente perché comunque abbiamo la cute, il grasso, i muscoli e così via. Si mandano delle onde di stimolazione sul nervo vago e quindi ovviamente si va a stimolare così. Un altro modo è attraverso il trago, ovvero si Sì. collega un dispositivo, sempre elettrostimolatore non invasivo, che attraverso Spiegaci che cos'è il trago, che non lo sappiamo. questa parte dell'orecchio qui. Ok, quello che esce lì, il puntino che esce. Quindi si mandano delle onde ovviamente di stimolazione e vanno a stimolare il nervo, la parte, diciamo, l'emergenza auricolare del nervo vago. Quindi si va a stimolare indirettamente tramite, diciamo, questa emergenza nervosa che è chiamata parte auricolare del nervo vago. Quindi ci sono queste differenze, queste diverse metodiche di stimolazione invasiva, perché è chiaro che prevede un intervento chirurgico. Ricordo comunque che in Italia sono cose che non si fanno o si fanno raramente. I dispositivi in Italia non si vendono, bisogna acquistarli per forza negli Stati Uniti. In questo momento non spediscono, perché ho provato a comprarli io, non li spediscono. Il gold standard, ovvero la metodica di stimolazione che viene validata come quella migliore è comunque quella invasiva con l'intervento chirurgico. Chiaro che quella invasiva però può avere degli effetti collaterali perché è sempre un intervento Come tutte le chirurgico, cose. c'è un'intromissione esterna, il corpo può creare ovviamente sempre delle aderenze fasciali, delle aderenze cicatriziali, quindi però Ma si è volevo chiederti una visto. cosa, scusa, dai, interrompo, perché tanto penso che non la faremo l'intervento invasivo. Con la ginnastica, la respirazione o qualcosa, si può stimolare il nervo vago, che è un po' più alla portata di tutti, diciamo, se c'è qualche tecnica che tu hai visto, non so, il freddo, il caldo. La respirazione fatta in un certo modo, un certo tipo di ginnastica, aerobico, anaerobico, qualcosa così, un po' più alla portata di tutti, diciamo, per Allora, allenare, diciamo, questo nervo vago. Perché poi la domanda che viene dopo, spontanea, mi viene da dirti perché le persone dovrebbero iniziare a pensare seriamente di prendersi cura del nervo vago. Quindi una persona, se si deve prendere cura del nervo vago, c'è qualcosa per poter fare a livello proprio a casa, così. ad esempio, alcune cose si possono fare, come hai detto tu, sicuramente la respirazione è molto importante. Però dobbiamo tenere sempre in considerazione l'aspetto che la respirazione dipende come la facciamo. Ad esempio, Appunto. potete fare tutti una prova, potete farlo direttamente domani a casa con calma. Se voi mettete due dita qui, a questa altezza qui, andate a Sì. palpare l'arteria radiale. Questo è chiamato polso radiale. Sì.
Vi potete divertire o se avete un misuratore di battiti cardiaci da polso potete utilizzare quello. Quando inspirate, il corpo, tra virgolette, si attiva. Quindi l'ispirazione è eccitatoria. Quando buttiamo fuori l'aria, il corpo si rilassa. Quando vi arrabbiate, io faccio sempre questo esempio, quando vi incazzate, che fate? Inspirate forte o cercate di buttare fuori l'aria per sbollentare un po'? Si Buttate ispira. fuori l'aria in modo tale che comunque cercate di calmarvi. Quindi, quale può essere già un modo per poter attivare il nervo vago? Chiaro che poi dobbiamo andare a vedere anche quando la facciamo la respirazione, perché come ho detto prima, di mattina o nelle prime fasi del giorno io devo essere più scattante, quindi avere un'iperattivazione vagale che mi fa dormire non è il massimo. Quindi è chiaro che di mattina si possono utilizzare delle metodiche diverse di respirazione, ma supponiamo siate delle persone che hanno difficoltà a dormire. E quindi, per coadiuvare la fase di rilassamento notturno dovete fare riferimento al potere calmante del sistema parasimpatico del nervo vago. Quindi che cosa potete fare? Ad esempio, un'inspirazione di 2-3 secondi, bloccate poi il respiro per altri 3-4 secondi ed espirate per 6 secondi. Si è visto che l'espirazione almeno doppia o tripla del tempo di ispirazione va ad attivare in maniera migliore il nervo vago. E quindi ci permette di rilassarci. E quante respirazioni faccio? 5, 6, una decina. Guarda, mediamente io faccio fare almeno un. Di solito con le persone che hanno delle difficoltà molto serie anche a respirare, perché sappiamo ci sono persone, soprattutto le persone molto ansiose, quindi tra virgolette hanno quello che è chiamato blocco diaframmatico, chiamiamolo così. Anche inspirare ed espirare diventa un lavoro mostruoso per queste persone e vanno comunque molte volte in. Si affaticano molto facilmente. Io all'inizio faccio partire anche con 2-3 minuti, non di più. Ok. Poi Quindi dopo anche. No, dimmi, restano vai, vai, scusami. Ok. 5 minuti. 5-10 minuti. Anche quindi un qualcosa tipo una tisana calda la sera può aiutare? Sì. Tisana calda, una doccia calda, tutto quello che va ad indurre vasodilatazione, diciamo così, va poi indirettamente a stimolare quel sistema parasimpatico e di conseguenza il nervo vago. Sì, ho capito. Bene, allora ti rifaccio la domanda, perché le persone dovrebbero iniziare a pensare seriamente di prendersi cura del nervo vago? L'abbiamo detto prima, il nervo vago comunque lo possiamo vedere come un relè È provocatoria, questa domanda. di quei quattro sistemi di cui abbiamo parlato prima, sistema nervoso, sistema immunitario, metabolismo e sistema ormonale. Se questi quattro sistemi iniziano ad andare in disordine, è chiaro che poi iniziamo ad avere tutta una serie di problemi. È un bilanciatore, è un mini sistema all'interno del nostro sistema nervoso che va a lavorare e che ci difende da quelli che sono tutti. Che ci difende soprattutto dall'avanzata dei fenomeni da infiammazione, che sappiamo essere oggi alcune delle cause anche principali dell'insorgenza di alcune disfunzioni, alcune patologie. Quindi, perché dovrebbero prenderlo in considerazione? Ci aiuta a ridurre l'infiammazione. La metto sulla parte estetica, perché poi quando parliamo di salute, molte volte sembra sempre che si parli di un qualcosa di astratto, ma un nervo vago che lavora meglio. Che vi permette di ridurre l'infiammazione, vi permette anche di dimagrire meglio, perché permette anche al corpo di utilizzare in maniera migliore i grassi in eccesso. Di solito tutti vogliamo togliere i grassi, ma sappiamo bene, il professor Vadagna me lo può dire molto bene, visto che è un esperto di composizione corporea, che non tutti sono in grado poi di utilizzare il substrato energetico. No, anzi, all'inizio ci va anche un bel po' di tempo, tante volte. E quindi si può, oltre al discorso di allenarsi in palestra o in uno studio con il personal trainer, oltre a seguire un certo tipo di alimentazione, andare a stimolare anche il nervo vago può accelerare tutti questi processi di miglioramento. Bene. Allora io direi che abbiamo detto un sacco di cose, 39 minuti, avevamo stabilito mezz'ora, ma come sempre è così. Quindi io intanto ringrazio tutti, Angel, Angelina, Nicoletta, Violca, Raffaele, perché poi se non li saluto tutti poi si arrabbiano. Allora, Ernesto, Luca, Boato, Elisabetta, Liliana, Carmen, Giuseppe ancora, il nostro prof per eccellenza. Spero di fare delle dirette con te, Giuseppe, perché hai tante robe da raccontarci. Saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ringrazio tantissimo Danilo perché ho voluto fortemente fare questa diretta Grazie a perché te per è molto l'invito. importante per me per far capire il nervo vago perché noi lo studiamo
già da almeno 15 anni, ma se ne parla ancora molto poco, anzi non si sa quasi niente ed è fondamentale, perché come diceva Danilo, questo nervo vago parte, va dappertutto, soprattutto a livello viscerale, quindi è molto importante e quindi serve per la digestione, per dimagrire, serve per tantissime cose. Quindi sicuramente è molto importante. Esempio, chiudo solo con questa cosa. Dottor Napoli ci ha dato tutte le varie, diciamo, le varie. Il nervo vago si può stimolare ad esempio esposizione al freddo nella prima parte della giornata, esercizi di zinco con vitamine gruppo D, risate, beh, quello assolutamente, esercizio vocale, vibrazione, dormire. Quindi uno de deve passare mezza giornata solo a fare sta roba. Grazie Giuseppe, sei sempre il numero uno e lo sai che ti stimo tantissimo. Faremo sicuramente una diretta su tutto questo, assolutamente. Chiudo solo con una cosa, ad Dimmi, esempio dimmi. molto interessante, nell'ultimo anno e mezzo sono usciti oltre 200 studi, poi chiaro alcuni sono in preprint, altri non sono molto affidabili perché chiaro non hanno avuto una revisione tra pari perché poi è fondamentale per quanto riguarda gli studi, però c'è stato un grande interesse, negli Stati Uniti è stata chiesta anche l'autorizzazione emergenziale per Ah. l'utilizzo della stimolazione del nervo vago, quindi alla stregua ovviamente della campagna vaccinale non sostitutiva. Come terapia aggiuntiva, ad esempio gli studi molto interessanti su nervo vago e come terapia aggiuntiva per ridurre i sintomi nei soggetti colpiti da Covid-19. Ci sono circa 200 studi. Perché come hai detto tu all'inizio, il nervo vago va anche ad agire sul sistema immunitario, Assolutamente. quindi sì. Quindi Bene. ci sono degli studi molto molto interessanti, molto. Allora, dici domani dove fai la diretta per presentare il tuo nuovo libro, La così. domani la diretta la faccio sul mio profilo, quindi il mio profilo Danilo Dell'Armi, la condivido sul mio profilo, diciamo il profilo principale da cui parte la diretta è quello della mia compagna con la quale collaboro nel progetto Nervo Vago Italia, Erika Mangolini, poi la condividerò all'interno del gruppo Nervo Vago Italia, perché c'è un gruppo Facebook Nervo Vago Italia, e c'è una pagina fan Nervo Vago Italia anche, alle 21:15. Ok, domani Alle sera. 21:45 replico sul canale Instagram di Nervo Vago Italia, perché ovviamente ci sono altre persone che ci seguono lì e quindi cerchiamo di replicare lì. Bene, il prof, il nostro super prof Giuseppe ci saluta e come ti Ciao, ripeto prof. sempre, sicuramente ti voglio nelle mie Ma dirette. Giuseppe lo devi convincere perché lui No, su questo Giuseppe viene e basta, lo minaccio, piuttosto di sì. è un po' troppo discreto, lo No, dobbiamo ma lui, convincere. vediamo, adesso ci penso io. Ciao Giuseppe, caro, ci sentiamo presto. Grazie Dani, è stato bellissimo, grazie, Grazie a te, grazie per grazie. Lo l'invito. sapevo che era così e proprio hai, diciamo, superato le mie aspettative, grazie. Ti ringrazio, grazie per l'invito, grazie a tutti voi, buona serata e Buona serata a tutti e alla prossima diretta. Buonanotte, sì. Ciao.